Siamo con Giorgio Lucci, segretario provinciale della CGIL Funzione Pubblica, che insomma, vuole chiarirci un po' quello che è accaduto, che c'è stata una rottura tra la giunta comunale di Terni e il sindacato, i sindacati. Che è successo? Ma guarda, ormai è sempre più evidente che una certa politica nazionale, quella stessa politica che è irriverente e irrispettosa del ruolo del sindacato, sta contagiando anche gli amministratori a livello locale. Ora, le differenze sono che mentre a livello nazionale, con qualche slide, diciamo anche con la mediazione di qualche giornale o di qualche testata, tutto diventa più semplice da attutire, poi a livello locale i nodi vengono al pettine. Il problema è proprio questo, noi non siamo irrispettosi del ruolo del sindaco e della giunta, sappiamo bene quali sono le responsabilità, ma noi rivendichiamo l'autonomia e il diritto di critica, noi rivendichiamo il fatto che su scelte che riguardano i cittadini, che riguardano l'organizzazione della macchina comunale, che riguarda tutta una serie di servizi, io credo che sia opportuno che questa amministrazione si confronti con le organizzazioni dei lavoratori. Il motivo per cui noi abbiamo giustamente interrotto le relazioni sindacali è perché è da tempo che stiamo aspettando questa riorganizzazione della macchina comunale, ma passano i mesi e non ne vediamo traccia. Poi all'improvviso sulla questione degli staff, alla vigilia di Pasqua, noi vediamo che il sindaco decide di avviare questo percorso con una sua scelta di fatto unilaterale. Ecco, queste sono le problematiche. È un po' di tempo che questo sta accadendo, l'abbiamo visto anche sulla vicenda ASM, altra vicenda che riguarda la cittadinanza, che riguarda i cittadini, che riguarda le imprese. Sappiamo l'importanza di questa nostra società e purtroppo anche su questa si stanno prendendo delle scelte e facendo delle delibere su cui noi non siamo stati assolutamente coinvolti. Ecco, questo atteggiamento è quello che noi riteniamo sia sbagliato. A questo punto, quindi, i prossimi passi che farà il sindacato? Ma guarda, è chiaro che a livello giornalistico è stato detto il sindaco bacchetta le organizzazioni sindacali. Beh, io direi che forse il sindaco dovrebbe bacchettare quella politica che sta continuando a perpetrare i tagli agli enti locali. Io credo che già a partire da questi giorni, con l'imminente redazione del bilancio, noi avremo grosse difficoltà, questa giunta, questa amministrazione avrà grosse difficoltà. E io credo che forse se il sindaco aggiungesse la sua voce, a quella sua autorevole voce, a quella di tanti altri sindaci d'Italia che oggi si stanno arrabbiando per quello che sta facendo il governo, continuando ad effettuare questi tagli, forse sarebbe bene che bacchettasse questa politica e non le organizzazioni sindacali. Questo è quello che noi chiediamo. E già a partire dal bilancio vedremo e misureremo quale sarà l'atteggiamento di questa amministrazione, se intende condividere le scelte, se intende farci sapere quali sono le priorità e se ci dice quali saranno quelle fasce sociali che di più ovviamente dovranno subire questi sacrifici. Ecco, io credo che su queste scelte un confronto con le organizzazioni sindacali, con le organizzazioni dei lavoratori, con le associazioni, l'associazione dei disabili, l'associazione dei volontariati, io credo che questa sia la linea che questa amministrazione debba tenere. Riguardo al fatto di tornare indietro su questa scelta, noi siamo state sempre organizzazioni che hanno cercato di condividere i percorsi. Bene, se il sindaco vuole che si condividano i percorsi, lo faccia nei fatti e non solo nelle parole. Quindi possiamo dire attualmente, usando un termine calcistico un po' abusato, la palla passa all'amministrazione. La palla passa all'amministrazione, ci renda consapevoli, ci coinvolga sulle scelte più importanti, sia le categorie, sia le confederazioni. E allora su questo si può aprire un dialogo, ma non certo può pensare il sindaco che si torna indietro su certe scelte solo perché lui autorevolmente lo auspica. Va bene, buon lavoro. Grazie.